Si conclude al Palapellicone il trittico dei campionati italiani. Dopo quelli di judo e di lotta si svolgono infatti gli assoluti di karate, specialità kumite. Sono stati quasi 600 gli atleti impegnati in gara, suddivisi in 11 categorie, 6 maschili e 5 femminili. E lo spettacolo, che ha richiamato sugli spalti del Centro Federale migliaia di spettatori, è stato degno delle aspettative per una gara che segna un altro passo di avvicinamento verso i Giochi di Tokyo, che vedranno il karate per la prima volta come sport dimostrativo. Oggi questi campionati italiani, come si sta preparando il movimento a quello che è, così per così dire, l'esordio olimpico? Il campionato italiano è un appuntamento annuale come l'europeo e il mondiale, dove c'è il punto della situazione, vale a dire vengono tutti e viene stabilita una scala di valori che poi si concreta in medaglie e piazzamenti. È importante come evento perché ci dice lo stato dell'arte, anche perché da questo deriviamo statistiche, numero di combattimenti, punti fatti, sanzioni ricevute, ci dà una radiografia dello stato dell'arte. Poi facciamo gli approfondimenti e ragioniamo di dove siamo e dove potremmo essere nel caso in cui vengano attuati determinati progetti e programmi che comunque sono il frutto di una riflessione. Questo è l'evento più importante per la federazione perché l'assoluto è quello che decreta un po' il livello tecnico della federazione stessa, per cui è un livello abbastanza alto dove ci sono, come in tutte le gare, in ogni categoria c'è la punta di diamante che noi speriamo che poi si possa proiettare per le Olimpiadi. Ci sono molti ragazzi come Maresca, per esempio, che già si è confermato e quindi è in finale per questa gara, che è uno dei candidati che potrebbe poi arrivare alla qualificazione olimpica. In campo maschile Luigi Busà ha rispettato il pronostico imponendosi su Emanuele Samataro nei 75 kg. Gli altri titoli sono andati ad Angelo Crescenzo, Luca Maresca, Michele Martina, Simone Marino e Cristian Toni. Tra le donne riconferma nei 61 kg per Laura Pasqua. Tutte nuove invece le campionesse delle altre categorie, Giulia Angelucci, Lorena Busà, Silvia Semeraro e Clio Ferracuti. Per i titolati di questa giornata, oltre alla vittoria, anche un sogno, quello di Tokyo 2020. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbini.